un confronto per identificare le buone pratiche e gli eventuali vuoti relazionali, comportamentali e assistenziali, cercando di favorire la buona comunicazione medico-paziente. Sono questi gli obiettivi di Faccia a Faccia con la LLC, leucemia linfatica cronica, una forma leucemica a lenta progressione che colpisce in genere le persone sopra i 65 anni di età. L'iniziativa, in forma di roadshow sul territorio nazionale, è stata organizzata da AbbVie con il patrocinio di AIL, AVIS, Fondazione Jimema Onlus, Fondazione Renata Quattropani ETS, Associazione Pazienti, La Lampada di Aladino e moderata dal direttore di Pianeta Salute 2.0, Monica Di Leandro. La leucemia linfatica cronica è una, lo dice la parola stessa, è una leucemia, quindi si caratterizza per un elevato numero di cellule tumorali a livello del sangue periferico ed è una forma cronica ed è la forma di leucemia più frequente nell'adulto. Quello che caratterizza questa malattia è che è una malattia tipica dell'anziano, per cui l'età di insorgenza è intorno ai 70 anni e non tutti i pazienti devono essere trattati al momento della diagnosi, anzi la maggior parte dei pazienti non viene trattato, per cui si va in una fase di sola osservazione della malattia fino a quando questa malattia non presenta delle caratteristiche tali per cui è necessario iniziare un trattamento. È una malattia cronica per cui come tale non guarisce, ma abbiamo in questo momento trattamenti assolutamente efficaci, non più immunochemioterapia, che era quella che utilizzavamo in passato, sono dei farmaci target, farmaci intelligenti. La terapia è assolutamente personalizzata in base al paziente che ci troviamo di fronte e dobbiamo tener conto non solo delle caratteristiche biologiche della malattia, perché abbiamo delle forme croniche più indolenti o all'interno delle forme sempre croniche, ci sono magari delle forme che tendono ad avere una prognosi più sfavorevole per caratteristiche appunto genetiche. E la personalizzazione della terapia sta anche nel fatto che essendo persone anziane, essendo persone comorbide che fanno anche tutta una serie di farmaci, dobbiamo ritagliare la terapia più efficace, ma allo stesso tempo che mantenga la migliore qualità di vita del paziente e che sia meno tossica il paziente, quindi trattare non la malattia solo, ma anche il paziente nel suo insieme. Dottoressa Tedeschi, ci può anche spiegare qual è la qualità di vita del paziente che è in trattamento oggi con le nuove terapie? La qualità di vita con questi farmaci target è assolutamente ottima. Abbiamo dei farmaci target che si devono dare continuativamente, che sono delle compresse che si prendono per bocca fino a progressione di malattia. Quindi il paziente non si libera mai della terapia, che però comunque di facile gestione perché appunto sono delle compresse. Oppure abbiamo anche delle forme di trattamento con terapie target in associazione ad anticorpi monoclonali. Che si danno solo per un anno di trattamento. Quindi questo tipo di terapia poi permette di essere liberi da un trattamento per molto tempo fino alla recidiva della malattia, perché come dicevamo, comunque con entrambi gli atteggiamenti terapeutici non possiamo curare i nostri pazienti, possiamo riportare, risettare la malattia a uno stadio iniziale e poi ci sarà comunque progressivamente una possibilità. Possibile progressione e quindi nuovo trattamento. Dottor Geoffrè, quanto è importante anche stabilire una buona comunicazione con l'ematologo di riferimento? Quando un medico e un paziente si incontrano sia in sede di diagnosi sia in sede del percorso durante le terapie, la comunicazione efficace fa sì che il paziente in maniera consapevole affronta le terapie e riesce ad creare quell'alleanza con il medico che, unito anche al familiare o caregiver, come si suol dire, può portare insieme a affrontare tutte le terapie, tutte le problematiche della malattia per riuscire a risolvere la questione senza dover ricorrere ad altre persone che magari danno informazioni inesatte, sbagliate o addirittura su internet. È importante che il medico e il paziente comunichino in maniera efficace, aprendosi e fidandosi l'uno dell'altro.
Quanto sono importanti le associazioni come AIL che lei rappresenta per ottenere questo risultato? Le associazioni possono svolgere la funzione di raccordo e di poter integrare il rapporto tra il medico e il paziente quando, per ragioni di tempo dovute principalmente al medico che non ha tutto il tempo a disposizione per poter magari discutere con calma, queste cose possono subentrare per aiutare il paziente a capire meglio che cosa il medico ha detto e possono aiutare anche il medico tramite il supporto psicologico che viene dato dalle associazioni. In ematologia, sia al paziente ma anche al medico, come poter dare una comunicazione che, oltre a essere efficace, deve essere personalizzata sul paziente, perché non tutti i pazienti possono accettare determinate comunicazioni e bisogna capire che tipo di linguaggio usare. Ascoltare il paziente e il paziente deve imparare ad ascoltare il medico. Per raggiungere gli obiettivi della campagna sono stati creati due think tank, uno riservato ai pazienti e l'altro ai clinici, in modo da incrociare le reciproche esigenze mirate a migliorare la presa in carico e la comunicazione medico-paziente. Inoltre, il roadshow da nord a sud permetterà anche di comprendere quali possono essere le esigenze specifiche nelle differenti realtà territoriali. Il tutto ricordando che un aspetto importantissimo del tema è quello della tempestività della diagnosi, non sempre favorita dalla lenta evoluzione della patologia in pazienti spesso affetti da comorbidità, e ricordando sempre che esiste una ampia variabilità per ciò che riguarda le condizioni cliniche in questa fascia d'età. Oggi parliamo di leucemia linfatica cronica, una patologia tipica dell'anziano, ma l'anziano di oggi non è più l'anziano di 20 o 30 anni fa. Io mi ricordo quando da ragazzo vedevo mio papà a 60 anni, mi sembrava già un signore molto molto maturo. Oggi gli anziani hanno un ritmo, anche i grandi anziani, decisamente forte nella loro quotidianità. Molti fanno un sacco di attività, dal volontariato a secondo i lavori, alle famiglie e ai nipoti. Ecco, quando accade che arriva una malattia come la leucemia, linfatica cronica, ci sono vari approcci terapeutici. È importante tener conto anche nell'anziano che la determinante della scelta di A o B non può ricadere semplicemente solo sull'età, perché appunto, come dicevamo, possono a volte essere concomitanti anche a 70 anni rispetto a 40 le stesse tipi di necessità della quotidianità. E quindi questo è da tener conto perché purtroppo siamo un po' portati anche culturalmente a pensare, soprattutto nelle malattie oncologiche dove abbiamo sdoganato da pochissimi anni il termine cronicità, che l'anziano in qualche modo, vabbè, tanto è anziano. No, l'anziano di oggi fa ancora un sacco di cose utili al paese, oltre che a se stesso. E questo dobbiamo tenerne conto appunto per andare a definire al meglio le scelte terapeutiche. Per quanto riguarda la comunicazione medico-paziente, quali sono i grandi temi che sente di dover affrontare in questo momento? La comunicazione medico-paziente sicuramente ha due grandi aree distinte e separate, ma anche che si toccano in certi momenti. Il giovane, la persona che sta lavorando, ovviamente ha ancora dei bisogni molto diversi da chi è in pensione, ad esempio, e fa altre cose nella vita, ma certamente la comunicazione per entrambi deve essere incentrata su una lealtà, su un principio proprio di informazione, perché anche la letteratura ormai ci racconta come un paziente informato è proattivo, reagisce meglio alle cure e lavora meglio con il proprio ematologo. Questo è da tener conto. Purtroppo, per fare tutto ciò e quindi avere una comunicazione efficace, noi abbiamo il solito problema che ripetiamo ormai da qualche mese, che è quello del tempo. Oggi c'è sempre poco tempo per comunicare e questo invece per veramente andare a parlare di innovazione nel senso più pieno della parola è un item da tenere assolutamente in considerazione. E con il nostro patrocinio siamo molto convinti del progetto perché il nostro mondo, quello del sangue, noi facciamo la donazione, la raccolta del sangue e del plasma, i nostri donatori sono sani, persone sane che vanno a donare il sangue. Può capitare che durante la donazione del sangue emerga dalle analisi una possibile patologia e quindi molto per tempo riusciamo a instradare i nostri donatori, che quindi diventano pazienti, verso i reparti che dovranno trattarli. Si parla molto di medicina preventiva, è una cosa molto complicata perché noi umani per natura tendiamo a essere a refrattari rispetto al curarci prima che le cose succedano. Ecco,
nel caso dei donatori del sangue c'è questo strumento per cui donando 2 o 3 volte all'anno hanno analisi del sangue tutto l'anno, molto recenti, e quindi una patologia può essere intercettata un po' prima che nella popolazione generale.